C'è la cronaca in apertura di questo appuntamento in diretta con la nostra informazione. Buon pomeriggio a tutti voi da Ultima TV. Costringeva la cugina convivente con problemi psichici a prostituirsi in cambio di denaro e droga. È accaduto ad Augusta dove un 42enne è stato arrestato dai carabinieri. Ma un'altra storia di violenza contro le donne arriva anche da Mascalucia. Sentiamo. Arrivano da Augusta e Mascalucia nuove storie di violenze contro le donne. Nella città Retusea ha suscitato sconcerto la vicenda di un uomo di 42 anni che costringeva la cugina convivente con problemi di inferiorità psichica a prostituirsi in cambio di denaro e droga. È stato arrestato dai carabinieri per favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione e maltrattamenti in famiglia. Secondo i militari, per costringere la donna a prostituirsi, in più occasioni l'avrebbe anche picchiata. I fatti, emersi grazie ad una segnalazione, si sarebbero svolti da gennaio 2015 a settembre 2018. In casa, insieme al 42enne e alla cugina, viveva pure il figlio della donna che veniva chiuso in una stanza dall'uomo quando la madre riceveva i clienti. L'altra storia arriva invece da Mascalucia, nel Catanese, dove un 55enne è stato arrestato dai carabinieri dopo che, ubriaco, con una banale scusa, ha preso a schiaffi e tentato di strangolare la moglie con un bastone. La vittima è riuscita però a sfilarglielo dalle mani prima di colpirlo ad un braccio e fuggire in strada per telefonare ai militari. Ora l'uomo è rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza. Drammatico il racconto della donna che, sotto shock e in lacrime, ha riferito ai militari il calvario negli ultimi anni a causa del marito violento. Oggi in Prefettura tradizionale messaggio di auguri del prefetto di Catania, Claudio Sammartino, soffermandosi sulle note difficoltà vissute dalla città anche a fronte delle incertezze economiche e occupazionali, ha dichiarato che gli enti locali, ma anche i fronti della concertazione per il lavoro, saranno supportati dall'ufficio territoriale di governo. Sentiamo Simona Zappalà. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni perché la crisi porta progresso. Apre il suo discorso citando Einstein, il prefetto di Catania, Claudio San Martino. Sua eccellenza ha convocato la stampa per i consueti auguri prefestivi e per lanciare un messaggio ai cittadini. Viviamo in un momento di grave difficoltà, ha detto, ma proprio in questo momento occorre sviluppare le alleanze tra le diverse istituzioni e con tutti coloro che svolgono un ruolo importante nella società. Occorre arrivare ai cittadini con un sistema di alleanze perché da soli non si arriva da nessuna parte la cooperazione alla base del futuro della città, della città del domani che parte dai processi di controllo del territorio, dalla lotta allo spazio, alla sicurezza dei cittadini, ma anche al problema dell'abusivismo edilizio. Infine un messaggio ai catanesi. Non perdiamo la speranza, facciamola riemergere perché le grandi doti dei cittadini catanesi, la voglia di fare, l'ironia la, la, la volontà di non piegarsi alle difficoltà, il pragmatismo sono, hanno tutte questa cifra importante facciamo riemergere la speranza non perdiamo la speranza perché tutti stiamo lavorando per essere ancora meglio al servizio dei cittadini nei momenti di criticità. E sono i momenti di crisi, di momenti di, maggior, di maggiore difficoltà, quelli in cui emerge il meglio di ciascuno di noi, non solo delle istituzioni ma anche dei cittadini e le istituzioni hanno bisogno dei cittadini come i cittadini hanno bisogno delle istituzioni e io assicuro che tutte le istituzioni dello Stato e degli enti locali devono lavorare e stanno lavorando e lavoreranno proprio al loro servizio. Per Mitigare, contenere e superare questi momenti di criticità. Una corona di fiori questa mattina è stata deposta sul luogo in cui è stato ucciso Aldo, il clochard di origini francesi, trovato morto ieri mattina a Palermo. Sentiamo Luca Licata. Palermo oggi sembra essersi risvegliata da quella nube di indifferenza che spesso l'avvolge. In piazzale Ungheria, questa mattina, una corona di fiori e diverse persone testimoniano che la città non vuole dimenticare e non dimentica quanto accaduto ad Aldo, il clochard di origini francesi che nella notte di domenica è stato ucciso e derubato mentre dormiva. La procura sul fatto ha aperto un'inchiesta per omicidio. Intanto anche oggi, numerose sono state le testimonianze di affetto sotto i portici in memoria di Aldo. Il sindacato Inquilini, presente sul luogo, ha richiamato. Con fermezza l'attenzione sull'emergenza abitativa in città al fine di smuovere le coscienze e sollecitare l'amministrazione comunale nel trovare soluzioni adeguate alle morti per povertà, freddo e violenza in mezzo alla strada. Purtroppo è l'ottava vittima dell'inadeguatezza delle risposte che vengono date eh, a questi nostri concittadini. Eh, è l'ottavo. Eh, pochissimi anni. Le persone che vivevano per strada, fenomeno del tutto nuovo a Palermo, sei anni fa, sei-sette anni fa, quando cominciò la prima sindacatura di Orlando, eh, erano appena cento. Adesso eh, si sono quadruplicati o più che quadruplicati. Una vicenda che ha scosso anche i residenti della zona che adesso chiedono di intitolare a suo nome i portici di Piazza Lungheria. L'amministrazione comunale inoltre sta verificando con le autorità francesi se è possibile dare sepoltura proprio a Palermo, città nella quale Aldo aveva scelto di vivere. Aldo era conosciuto da tutti per la sua tranquillità, per il suo senso civico, la sua educazione. Siamo rimasti pietrificati dal dolore perché era una persona veramente... Buona che non dava mai problemi a nessuno. Mi spiace che era di origine francese ed è venuta a spendere la sua vita qui in Sicilia perché, da siciliana profondamente amareggiata, dico che forse solo qua poteva fare questa finaccia un'auto che trasportava 60 kg di marijuana è stata intercettata dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania di Piazza Dante. La droga sequestrata, secondo stime degli investigatori, aveva un valore di mercato superiore a 600.000 euro. La sostanza stupefacente era su una Golf scortata da una moto di grossa cilindrata con a bordo due persone che, alla vista dei militari dell'arma, sono fuggite. La vettura è stata trovata poco dopo abbandonata e con il motore ancora acceso. Secondo i carabinieri, i 60 kg di marijuana erano destinati alla criminalità organizzata. Udienza del processo Gorgoni sulle infiltrazioni della mafia nella gestione dei rifiuti a Trecastagni, Mister Bianco e a Cicatena. Sentiamo Luigi D'Angelo. Rinviata al 19 febbraio del prossimo anno l'udienza del processo Gorgoni, l'inchiesta della Dia di Catania, che vede coinvolte 11 persone rinviate a giudizio a vario titolo per corruzione, turbativa d'asta e associazione mafiosa. Dai legali di quasi tutti gli imputati è stata chiesta l'astenzione con la concomitante sospensione dei termini. L'inchiesta Gorgoni è legata alla gestione dei rifiuti nei comuni di Trecastagni, Acicatena e Mister Bianco e vede il coinvolgimento di funzionari e ruoli amministrativi. Secondo la Procura, la F Servizi Ecologici guidata da Vincenzo Guglielmino avrebbe fatto pressioni per assicurarsi l'appalto. L'amministratore della società viene anche ritenuto uomo di riferimento, il Clan Cappello. Nell'udienza di oggi è stata stralciata la posizione del solo Lucio Pappalardo, che secondo l'accusa avrebbe fatto da tramite tra la Cosca Mafiosa e il suo riferimento amministrativo all'interno del comune di Acicatena. È stata rinviata al 24 gennaio per un difetto di notifica la prima udienza del processo davanti alla Prima Corte d'Assise di Catania per omicidio aggravato e estorsione aggravata dal metodo mafioso scaturito dall'inchiesta sulla cosiddetta ambulanza della morte. Imputato è il barigliere Davide Garofalo, di 33 anni, accusato di aver ucciso tra il 2014 e il 2016 tre persone. Sarà processato per un decesso con il rito abbreviato. Prima udienza il 4 aprile 2019. Il suo collega Agatino Scali. La tecnica contestata alla procura di Catania era quella di iniettare a pazienti terminali un'iniezione d'aria eh, nelle vene nel tragitto su ambulanze private dall'ospedale a casa, procurando il loro decesso per embolia gassosa e sostenendo che erano morti per cause naturali. L Obiettivo: guadagnare i 200-300 euro di regalo che la famiglia gli avrebbe dato per la vestizione della salma, soldi che sarebbero stati poi divisi con i clan mafiosi di Biancavilla e Adrano. Sul caso hanno indagato i Cambiamo adesso argomento. Ad oggi sono state accolte più di 140.000 persone e sono in trattazione circa 110.000 domande di asilo. Sono i dati resi noti dal Viminale che ha diffuso il dossier Migranti in cui attraverso una serie di domande e risposte spiega le ragioni ed è il decreto sull'immigrazione di recente approvazione. Vediamo. Il sistema SPRAR di accoglienza ai migranti resta in vita ma verrà ottimizzato lo annuncia il Viminale nel dossier in cui spiega le ragioni e le finalità del decreto immigrazione, convertito in legge il primo dicembre scorso. I cambiamenti oggi previsti si legge si inquadrano nella rivisitazione complessiva del sistema di accoglienza, in un'ottica di ottimizzazione e di razionalizzazione dei servizi da assicurare ai richiedenti asilo, riservando le attività di integrazione e di inclusione sociale ai soli beneficiari di protezione internazionale. Oltre a questi ultimi sono state individuate alcune categorie di stranieri che in ragione delle specifiche necessità vi possono comunque accedere, per esempio chi deve essere sottoposto ad urgenti o indispensabili cure mediche, chi risulta vittima di tratta, di violenza domestica, di grave sfruttamento lavorativo, chi non può rientrare nel proprio paese a causa di calamità. Complessivamente in Italia assicura il Viminale, con le nuove norme restano invariate le tutele per chi fugge perché perseguitato o discriminato, per chi corre il rischio di condanne a morte o di tortura, per chi rischia la vita per conflitti armati nel proprio paese, continua comunque ad essere tutelato chi versa in una condizione di particolare esigenza umanitaria. Norme necessarie si tende a sottolineare che accompagnano a livello interno la strategia attuata a livello internazionale, sempre nel rispetto delle garanzie riconosciute dalla nostra Costituzione e dalle tutele europee. Due giornate di sciopero nazionale a gennaio, ad annunciarlo sono le organizzazioni sindacali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, che giudicano deludente la manovra economica approvata alla Camera e chiedono sostanziali modifiche al Senato in nome della sanità pubblica e del lavoro dei suoi professionisti. Gli impegni assunti dopo lo sciopero del 23 novembre affermano appaiono in gran parte disattesi. La legge di bilancio e i decreti collegati appaiono ciechi. Nel non vedere il baratro in cui la sanità sta eh, precipitando, dunque due giorni di sciopero a gennaio proclamati dai sindacati dei medici. Cambiamo argomento, dopo Caltanissetta anche Catania ospiterà l'Opificio di Pace, si tratta di una iniziativa per potenziare la raccolta dei rifiuti eh, attraverso il sistema differenziato nelle parrocchie. Sentiamo ancora Simona Zappalà. L'obiettivo è risolvere la questione della gestione dei rifiuti, o per meglio dire dei materiali a fine ciclo, ma l'iniziativa di realizzare la raccolta differenziata tramite gli opifici di pace nasce anche dall'esigenza di affrontare l'attuale crisi sociale, economica e culturale, assicurando quella cittadinanza ecologica della quale parla Papa Francesco. In questo scenario, infatti, le diocesi, tramite le parrocchie, si muovono nel solco tracciato dalle encicliche Laudato Si sì, di Sua Santità, Papa Francesco e Caritas in Veritate di Papa Benedetto XVI. Catania nei prossimi mesi diventerà il prossimo centro. Il primo sperimentato è stato a Caltagirone nella parrocchia di San Luca. È importante che personalmente tutte anche comunitariamente, esprimiamo questa attenzione verso la casa comune per usare l'espressione di papà Francesco l'attenzione al creato, il rispetto e sappiamo come tutti dobbiamo fare dei passi avanti al riguardo, è importante che la nostra bella isola non sia deturpata, certamente ci sono anche delle situazioni che ci interpellano, e questa sana ecologia che vogliamo promuovere è in questa forma di rispetto verso la casa, quello che verrà uh, un raccolto sarà per le persone. L'idea maturata a partire dal 2012 individua le parrocchie 26.000 in Italia e 1800 in Sicilia, quali centri di aggregazione di sensibilizzazione e di comunicazione ambientale. Il progetto che prende il titolo dall'omonima pubblicazione degli stessi autori, l'architetto Luigi Maria Gattuso, oggi presente in sala, e l'ingegnere Andrea Polizzi, sposta strategicamente l'attenzione dai rifiuti alla partecipazione attiva degli utenti. La cosa differenziata come bandierina di successo percentuale. È fattibile, e in altre realtà viene misurata anche oltre 70, 80, 90, dipende ecco. Però quello che mi interessa è anche la qualità, perché con la qualità poi effettivamente si raggiunge quel risultato del riciclo e recupero che porta effettivamente a una coerenza con quel che si sta facendo. Ci fermiamo per qualche istante e poi la pagina di Ultima Sport. Vi aspettiamo. L'azienda Idrosanitari Nicoloso offre una vasta gamma espositiva con oltre 200 collezioni tra ceramiche, rivestimenti, arredobagni, sanitari e idraulica. Qualità, funzionalità, bellezza e affidabilità sono solo alcune delle caratteristiche che da decenni contraddistinguono l'azienda. Nicoloso Idrosanitari vi aspetta nel punto vendita di Via Guglielmo Marconi 140 Nicolosi, Catania. Telefono 095-911-347. Made in Sicily Shop. Produzione artigianale di calzature e accessori donna dal 1930. Punto vendita VTNA 132 Catania. La Sicilia. Addosso. L'azienda Rocchetta Gomme alle pendici dell'Etna è il punto di riferimento del settore. Vasta gamma di pneumatici dei migliori marchi per auto, moto, SUV, 4x4, movimento terra, autocarro, quad e CART. Specializzato in convergenza, sostituzione rapida di freni, equilibratura, installazione e ammortizzatori, offre un vasto assortimento di cerchi in lega, revisioni per auto, fuoristrada, moto, quad. Rocchetta Gomme, strada provinciale Nicolosi Ragalna, telefono 095-910313 www.rocchettagomme.it Sermeo Espresso seleziona le migliori qualità di caffè in cialde, in capsule, in grani o macinati. Sermeo Espresso, gusto siciliano dal 1978, via Aldo Moro, zona artigianale Nicolosi. Le cose migliori sanno dove crescere perché amano la buona terra. Le cose migliori le creiamo a poco a poco, in armonia con la natura. Per pasta Etna scegliamo il miglior grano di Sicilia, l'unico da filiera certificata DNV, pasta Etna, solo da grano 100% siciliano. Una storia secolare alle pendici dell'Etna, la distilleria Fichera dal 1871 è leader nel settore dei liquori e dei distillati, esportandoli in tutto il mondo. Crema di liquori, rosoli, amari, grappe e distillati, prodotto di punta e fuoco dell'Etna, più forte e più buono che mai. Distilleria Fichera, Via Stabilimenti 237, Santa Venerina, Catania. L'agenzia GESCA di Via dei Miti 9 a Catania, da anni specializzata in disbrigo pratiche, passaggi di proprietà, immatricolazioni di veicoli nazionali ed esteri, duplicati di patenti, trasferimenti di imbarcazioni ed altro ancora, ringrazia la propria clientela e coglie l'occasione per porgere gli auguri di un sereno Natale e di un felice anno nuovo. Veicoli commerciali Renault approfitta del super ammortamento al 130%. Gamma da 7.950 euro con Leasing Pro Plus anziché da 8.950. Pagina di Ultima Sport, benvenuti. Calcio, Catania e Rossazzurri archiviano lo scialbo pareggio di domenica contro la Sicula Leonzio e tornano in campo a Torre del Grifo in vista del prossimo impegno stagionale. I numeri poco incoraggianti palessano un momento non esaltante. Sentiamo Giovanni D'Antoni. Confuso e frastornato, una macchina dal bel aspetto ma che stenta a pigiare il piede sull'acceleratore. Una metafora audace ma appropriata se ti chiami Catania: ha iniziato il campionato con l'auspicio di vincerlo e ti ritrovi a 11 punti di distacco dalla prima della classe, che in Serie C non sono affatto pochi. Il blocco mentale, anzi quella serenità accennata da Andrea Sottil nel post partita di Lentini, racchiude tutte le difficoltà degli etnei che, anche e soprattutto contro la Leonzio, sono apparsi spenti e poco propositivi. Difficoltà evidenti e non è più concepibile nascondersi dietro le vicende di Ripescopoli e del mancato passaggio in Serie B. Del resto, a riflettere il trend rossazzurro non esaltante, ci pensano i numeri. 28 punti in classifica, a fronte di 8 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Una media punti, ma ancora di più quella realizzativa che preoccupa e si è abbassata notevolmente. Tra i dati che spiccano maggiormente c'è infatti il numero di reti segnate dai Rossazzurri nelle ultime 8 sfide ufficiali. Appena 5 gol messi a segno tra Campionato e Coppa Italia. Marotta ha approfittato del regalo del portiere contro la Regina, Brodi è andato a segno al Mapei, Vassallo e Calapai confezionato l'ultimo successo esterno a Matera e lodi trasformato il penalty vittoria contro la Virtus Francavilla. Anche in questo caso prodotto e raccolto poco per quanto potenziale c'è e si può mostrare. La marcia di avvicinamento al prossimo match in casa contro la Cavese domenica 23 alle 14.30 scatta quest'oggi in programma a Torre del Grifo una seduta pomeridiana, pronti a correre e ripartire, più determinati di prima per cancellare critiche e aggiornare i numeri. E adesso parliamo del Palermo Calcio e facciamo un aggiornamento rispetto alle vicende societarie. Roberto Chifari. Tre partite, due fuori casa contro Spezia Cittadella, una in casa al Barbera contro l'Ascoli. Tre gare per difendere il primato in Serie B, ma Stellone lo dovrà fare senza il suo bomber Ilia Nestorovski. Il macedone ha rimediato un infortunio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì scorso. La lesione di secondo grado costerà al macedone circa un mese di stop, per lui il rientro è atteso dopo la sosta. Nestorovski si ferma con un bottino di sei reti in campionato al comando di un reparto offensivo che ha messo a segno più reti rispetto alla passata stagione. Sono in tutto 17 i gol degli attaccanti del Palermo in queste prime 15 partite di campionato. Stellone però adesso non vuole pensarci, ha coltivato un gruppo in grado di cambiare modulo e di mutare i giocatori in base alle esigenze. Adesso però bisognerà pensare a come gestire queste tre partite in appena 10 giorni, allenamenti intensivi, mini turnover e poi rompete le righe dopo la gara di giorno 30. Un lungo stop da gara ufficiale che terminerà alla ripresa del campionato il 20 gennaio in ogni caso la testa è la prossima sfida quella di domenica contro lo Spezia la squadra oggi riprende la preparazione a bocca di falco piccola nota a margine in attesa di conoscere meglio la nuova proprietà il Palermo incassa 300.000 euro nel bilancio corrente attraverso i contributi di solidarietà il Siviglia ha versato 125.000 euro per Simon Kier, contributo pari all'1% del prezzo del trasferimento Percentuale che i Rosanero incasseranno per ogni trasferimento della carriera del danese. Stesso discorso per Emerson Palmieri che ha portato in dote circa 79.000 euro ricevuti da Roma e Chelsea 17.000 euro dell'Eganes per Ezequiel Mugnoz. I 10.000 euro dell'Olimpiacos per Uros Giurgewitz e i bonus di Siviglia e Newcastle per Franco Vasquez 36.000 euro. E ancora Ashraf Lazar ha portato alle casse di Viale del Fante 21.000 euro e se Camani dovesse. Lasciare un domani il Paris Saint Germain per qualunque altra destinazione europea e non il Palermo incasserà il 2% della transazione. Soldi importanti che in questo momento sono ossigeno puro per le casse societarie. Pallavolo in Serie A2, un'altra grande vittoria lancia la Volley Catania. Gli Etnei occupano adesso il quarto posto in classifica. Sentiamo ancora Giovanni D'Antoni. Con il cuore, con la forza e la solidità di un gruppo più unito che mai, una grande volley Catania supera per 3-7-1 la Toscana davanti al pubblico amico del pala Catania e ritrova serenità in un periodo non semplice. Una vittoria significativa, quella ottenuta dagli atleti del presidente Natale Aiello, in virtù di questi risultati adesso quarto in classifica. Eppure la vigilia dell'undicesimo turno del campionato di Serie a 2 maschile non è stata affatto semplice. Un incidente stradale fortunatamente senza conseguenze qualche ora prima dell'incontro ha costretto al forfait il centrale della compagine etnea Federico Mazza. Dopo un primo set distratto e non disputato al meglio, che preme agli ospiti, salgono in cattedra Corrado e l'Argentino Finoli. Gli etnei ritrovano la compattezza e non falliscono l'aggancio. Terzo set che ricalca il copione del precedente, ma vede Tuscania rifarsi sotto. Si arriva al 17 pari prima di assistere all'allungo etneo, certificato ancora da un grande Corrado, 21 sul tabellino, che porta avanti i suoi. Nel quarto e ultimo set a fare la differenza è il muro dei padroni di casa, perfetti sotto rete nei momenti clou, con Filippo Porcello che sigla il punto decisivo per la gioia del palazzetto. La volle Catania di Mister Puleo si conferma ed è lanciata. Scatta sotto i migliori auspici il Tour de Force che dal 23 al 29 dicembre vedrà i catanesi darsi battaglia sul rettangolo di gioco in ben tre altre occasioni. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. La prossima, come sempre, in diretta alle 17.30, in studio ci sarà il direttore Valeria Maglia. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio a tutti voi.